sonno sono tutto tempo rubato alla vita. Io posso essere d'accordo, ma se uno se ne va a letto che fa? Come arriva fino all'indomani mattina? Un altro mattone spaccato e con questo sono 38. Come faccio? Se io voglio nascondere tutti i mattoni rotti devo spostare i mobili di casa. Ma questo qua sta brutto. Questo è... Guarda. Qui si inciampa. È un posto di passaggio, mo ci metto questo. E là ce n'è un altro. Che faccio? A scuola è venuto il momento tuo. Non c'è niente da fare. Abba pazienza, ne tengo tanta io, va. Facciamo così, vieni. Qua, oi. Stai bene, è un posto più dignitoso. Ti è dispiaciuto che ti ho spostato? Questo non parlava da vivo, figuriamoci imbalsamato. Buonanotte, Pasquali. I pappagalli sono come i bambini. Fanno versacci con la bocca, E i genitori entusiasti, correte, venite. Ha parlato, ha detto questo, ha detto quello. Che deve dire? Non dice niente. Mi ricordo il venditore. Mi disse, donna Annibale, compratelo. Questo per voi è una compagnia, la mattina vi dice buongiorno, non so, la sera vi saluta, canta le canzonette, recita Leopardi. Per carità, quello in 10 anni ha detto solamente brrr, sì, lo diceva bene, ma sempre solo brrr era. Certe volte sembrava che faceva un pernacchio. Chissà se non me li faceva sul serio. Misteri della natura. Un giorno la scienza assoderà tutto. Il gatto tiene 7 spiriti, il pappagallo chissà quanti ne tiene. Vediamo che c'è rimasto. D'acqua pure la chiave non va. Questo è... Sangue sul cuscino. Questo l'ho già letto. Meglio così, mi addormento prima. My Camer... interrompendo il travolgente bacio che aveva tolto forza e respiro alla bionda conturbante... le mollò uno schiaffo e chiese... Che fa Bobbo a Malibu? E che maniere sono? Uno prima bacia una donna, poi la piglia a schiaffi e dice... Che fa Bobbo a Malibu? Bobbo Malibu. Uno che si chiama Bobo, è pure a Malibu. Tutte le sere così. Poi quando arriva la bolletta della luce te la metti, Ciao, fra Bartolomeo. Ciao, Flora. E smettila. Che fai, esci? Ah no, stasera no, non fa la matta. Thank you.
un'altra volta. Ma tu ho detto che ti voglio bene. Lo sai? Dimmi. No, no, lascia stare che ci vedono. Ma se non c'è nessuno? È a mamma che gli racconto. Non mi crede manco quando dico la verità. Sì, mi vuoi bene, però del matrimonio non ne parli mai. E come no? Parliamone. Ma proprio adesso. Ci abbiamo tanto tempo. Tutti uguali. Oggi, ieri, come 100 anni fa. Fra Bartolomeo quando dice che Flora è matta. Sei incantevole. Gran Bretagna, signor Macmillan, che si trova in visita ufficiale a Roma, ci ha permesso di intervistare... Paolo, mi aiuti? Guarda un po' tu. Sì. Le donne sono rimaste belle come ai miei tempi, ma gli uomini, guarda lì che roba. Ti aiuterò io, cara. Ma che idee ti vengono su, Paolo? Che fai? Lo so io che ti farei. Sta buono, dai, adesso andiamo a letto. E andiamo a letto, sì! Te l'ho detto 100 volte di non toccare la televisione, porca miseria! Oddio! Poldino, ancora in giro? Ma lo sai che ora è? Tutto devi sfasciare! Io! No, io! Tieni! Su, su, andiamo a casa adesso. Di un po' hai studiato la lezione? Sì. Guarda che dopo ti interrogo, eh. La capitale dell'Afghanistan? Kabul. La capitale del Madagascar? Tananarive. E quella del Vietnam? Ai miei tempi non c'era, comunque Saigon. Bravo, marinaio. Se diventavi ammiraglio, oggi saresti in pensione. Penso che noia. Eccolo là, Fra Bartolomeo già torna. Ora tocca a te andare a nanna. La preghiera. L'amore è come la storia, pochi eroi e milioni di vigliacchi.
Dove l'hai letto? In un cioccolatino? No. Buongiorno Carletta. Buongiorno, sor Antonio. Don Annibale. Sole sette. Sole sette. Le sette. Da 65 anni ogni mattina mi sveglio alle sette senza sgarrare di un minuto. E ci sta chi deve mettere la sveglia? Chi si deve far chiamare 3 o 4 volte? Per carità, io niente. Alle 7 precise, con qualunque tempo, estate, inverno, sole, pioggia, neve, tempesta, tac, apro gli occhi. È segno di buona salute. Con tutto che stanotte ho dormito poco niente per via di quel maledetto fischietto. Ma che ci avrete avuto da fischiare tutta la notte? Una continuazione. Permesso? Avanti. Io non capisco, all'età vostra ancora con il fischietto, che educazione, che serietà. Ma chi fischiava? Tu. Ma io lo so perché fate questo. Lo fate per tenere sveglia la gente, siete una razza maligna, vi conosco. Cara Carletta. Buongiorno, don Annibale. Il caffè che fai tu non lo fa nessuno. Quando io morirò tu portami il caffè e vedrai che io risuscito come Lazzaro. Eh sì, da qui a 100 anni. E il fidanzato ha scritto? No, ieri no. Sai che dolore. Non l'hanno fatto ancora generale. Lei mi vuole prendere in giro. Però nell'ultima lettera dice che a primavera lo fanno caporale. Perbacco. In fondo i generali sono tutti caporali rimbambiti. Questo se lo sentono, l'arrestano. Grazie, cara, vai, vai. Ah, e ricordati del sor Augusto per quella schifezza di scaldabagno. Senz'altro, principe. Che cara ragazza. Sono contento per Gino che è tanto a posto pure lui. Sembra ieri che l'ho tenuto a battesimo. Come passa il tempo. A chi lo dici? Tre revolverate al marito. Sgozza la moglie con 5 coltellate. Figlio unico fa saltare in aria la madre. E poi l'epoca mia la chiamano il secolo dei veleni. Ma quali veleni? A paragone con oggi erano acqua e zucchero. A me però questo Khrushchev mi sta simpatico. No, no, mi è scappata. Non si ripeterà più. Quando sei entrata, don Annibale stava pensando a voce alta. Come al solito, parla ai muri. E con chi deve parlare? Sta sempre solo. Lo dite voi che è solo. Oh! E che diavolo, c'è proprio le mani di ricotta. Ma no, non se n'è rotto manco un pezzetto. Se vede che è caduto in piedi. E se sa, le cose quando cascano in una certa maniera... Non è bravo rotto. Il saputo. E un'altra. Ce ne erano rimaste solo 3. Portiere, buongiorno, ci manda il sor Augusto. Ah, sì, stavo venendo io, il principe va già cercato. E quella chi è? Oh, qui vanno tutti di Brescia. E poi che idea di riparare ancora con lo scardabagno? Andiamo su, va. Voi pensate a fare il lavoro vostro? Matte, dico io. Sono pagati e discutono pure. Oggigiorno... Buongiorno, sor Antonio. Ciao, Marisè. Ciao. Anche stamattina è mancata la corrente al filobus. Più di mezz'ora dovuto aspettare. Sì, al filobus.
Ah, bella, bella, divina. Ma principe, è permesso? Ma c'è, manca, abbiamo cominciato, io già mi sento una fiaca. A chi lo dici? Ma che ci hai messo dentro sta cassetta? E che ci ho messo? La solita roba. Pesa una tonnellata. Principe! Au, via un po' te, che io non la faccio più. Vabbè. Oh, questo ha lasciato pure la chiave nella porta. Bussa un po'. Se vuoi entrare, namo. Principe! Questo giornale è stato già letto da qualcuno. Me ne accorgo dalla piegatura. Lo sapete che la mattina voglio essere il primo ad aprire il giornale. Perché è mio. Permesso. Sono io che lo faccio comprare, coi soldi miei. È permesso. E va bene. Facciamo finta di niente. Oh, senti. Ma con chi parli? Con nessuno. Allora è matto. No, è convinto che ci stanno i fantasmi. Ogni tanto ci parlo. E beh, io che ho detto, è matto. Buongiorno, signor principe. Oh, finalmente. Alla buon'ora. Il signor Augusto si è degnato di farvi venire. Sono due giorni che non mi lavo, faccio schifo. Dica un po', come mai ogni tanto sto scardabagno si rompe? Non sono mica io a romperlo. So io chi deve essere. Ecco, figurati se non se la prendeva con noi. Il tuo posto non era sulla cassetta di uno stagnaro, Marilina. Ti piace, bella, eh? Adesso che ha divorziato, chissà. Eccolo là. Non funziona, è guasto. Chissà che diavolo c'ha. La fiammella si accende, ma è debole. Si ritira e si rispegne immediatamente. Mo' gli dammo un'occhiata, eh? Dammi un po' il cacciavite. Odè, te sei persa Marilina. Su, dai, famo scherzi, di là fuori. Oh, e te sarà cascata. Eh sì, mi sa che sono proprio i fantasmi che si divertono a romperlo, se no non si spiega. Sor principe, questo non ci può credere, dice che io sono scemo. Io dica lei per piacere, è vero che esistono i fantasmi? Questi due vogliono sfottere. Come no? Esistono, solo a Roma ce ne sono a migliaia. Ma va, e dove stanno? Dove stanno? Un po' dappertutto, specialmente nelle case antiche come questa, nelle soffitte, negli armadi. Non so, hai mai sentito un armadio che scricchiola? La gente dice, beh, c'è un tarlo nel legno. Un tarlo? C'è un fantasma nell'armadio, te lo dico io, il telefono squilla. Pronto, 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 nessuno risponde. Allora tu pensi male di tua moglie, dici hanno sentito una voce d'uomo e hanno riattaccato. Ma che? È un fantasma che si è divertito a formare il numero. Ma pensa, io mica lo sapevo. Dica un po', sor prima, sti fantasmi si fanno vedere qualche volta. No, si possono vedere solamente dopo morto, o quando uno si trova in pericolo di vita. Ah, apposta la zia mia che andava sotto al tram, ha visto un guerriero antico che l'acchiappava per i capelli e la salvava. Hai visto? E come no? I fantasmi di casa mia non li ho mai visti, ma li conosco lo stesso, sono tutti roviano crepati di morte violenta. Già, perché se uno se ne muore bello, tranquillamente, nel letto di casa sua, può fare i salti mortali, fantasma non ci diventa. Ah sì? E lei li conosce? Che tipi sono? Prima di tutto ci dovrebbe essere il frate, sì, Fra Bartolomeo, il fantasma più vecchio. Beh. Quello ci rimase nel 1650. 53. Allora mi sa che è stato lui a far mettere sto scardabagno. Dica un po', sor prima, come morì quel frate? Di polpette. Bah, perché di notte al convento, quando tutti dormivano, lui se ne andava nella dispensa a vedere se c'era qualche cosa da mangiare. Una volta trovò le polpette, ma erano avvelenate. Ce l'aveva messo il padre guardiano per fregare i topi. A pensare che fui proprio io a dirgli che dovevano essere i sorci a fare piazza pulita in dispensa. Poi c'è il cavaliere, Reginaldo. Un bellissimo giovane. Sta qui dalla fine del Settecento. Quello dice che con le donne era terribile, non se ne salvava una. E chi era? Rodolfo Valentino? Pare che se la intendeva anche con la moglie del guardaportone, la bisnonna di Antonio. Anche gli amori ancillari. Buttali via. Quello ogni sera, una volta qua, una volta là, mentre i mariti dormivano, entrava dai balconi e si intratteneva con le mogli. Ah, gli sparò qualche marito che non dormiva allora? No, cadde dal balcone di una fornaia. Mentre scappava si spezzò la corda e blò, fece un salto di 10 metri. Però ne valeva la pena. Vergognati, peccatore. Perché le polpette sì e le fornaie no? La scarpa che è di là nel salone è sua, gli si sfilò nella caduta e non è finita. C'è donna Flora. Perché? Ci stanno pure i fantasmi femmine. Che femmina? Dice che era bionda, bellissima. Si parla di me? Pare che fosse un po' cretina. Sì, si parla proprio di te. Si suicidò per amore. Si innamorò di un garzone, ma il padre non lo voleva sentire nemmeno nominare. Rutilio si chiamava. Aveva ragione suo padre, uno che si chiama Rutilio. Un bel giorno il conte padre andò dal garzone, gli dette una somma e lo fece partire per l'estero. La poveretta si gettò a fiume, e non nel mese di agosto, nel mese di febbraio. E da allora pare che tutte le sere alle 8, donna Flora va a Ponte Cestio, blolo,
e si butta di sotto. Quando si dice l'intelligenza, ah, sì. Stasera andiamo a Ponte Cesare, se buttiamo e servamo l'antenata di Don Annibale, Voi due credete di prendermi per il fondo dei pantaloni, no. Ma i fessi siete voi che non credete che i fantasmi esistono. Certi giorni non ci credo neppure io. Quando mangio peperoni la sera mi viene come un prurito. Beh, con i peperoni capita. Si vede che non li digerisco, ma mi piacciono. Uè, ragazzi, qui non stiamo combinando niente, sbrigatevi. Beh, ma tanto stamattina fanno a tempo. Torniamo domani. Oggi pomeriggio c'è pure un altro lavoretto. Perché non potete finire adesso? Non c'avevamo i ferri adatti. Eh sì, dobbiamo cambiare pure un pezzo di tubo. Si è rotto? No, ma è consumato, ecco. E poi guardi, sono le 11, tra una cosa e l'altra se fanno le 11:30, a mezzogiorno dobbiamo staccare, non vale la pena. Torniamo domani, eh? Eh già, tra una cosa e l'altra, voglia di lavorare, saltami addosso. Sorpri, state tranquillo, noi domani veniamo su presto e vi sistemiamo tutto. E se capisce, casomai se fammo aiutare dal fantasma del frate, che ne dici o te? Hai detto bene. Ma che fai? Sei male? Ma che stavi con me? Che ne so? No, sta bene che sta aperta da solo. E per forza, visto dove stavo io? Siete sfaticati, siete convinti che ci sono i fantasmi? Sì, fantasmi. No, asciugati, e ben ti sta. Una doccia balorda. Boh, come si è aperta questa mica si capisce. Ma sei... Lavativi malefici. Fra Bartolomeo! E fra Bartolomeo, senti, mi devi dire Oddino, subito... non saluti tuo fratello. Ah, sì, ciao Annibale. Qual è il massimo comune divisore di 5 dodicesimi, 3 ventiquattresimi e 2 sesti? 5 dodicesimi, 3 ventiquattresimi, 2 sesti... Era 24. Assicuro. Ser Principe, allora torniamo domani. Mai più, via! Incoscienti! Fazzoletto. Dove diavolo l'ho messo? Là. Salustri. Sì, signorina. Che fai? Sei sempre la prima a consegnare. Che ti succede? Sto pensando, signorina. Guardate che è un esercizio facilissimo. Chi lo risolve subito gli vale anche come interrogazione. Il massimo comune denominatore è 24. Perciò scrivi 10 ventiquattresimi, 3 ventiquattresimi, 8 ventiquattresimi. State attenti a non confondere il massimo comune denominatore col minimo comune multiplo. Tiziana, hai visto, è già finito. Come farà quella che non studia mai a prendere sempre 9? Sta attento. Salustri, hai finito? Credo di sì. Come credo? Hai finito? Brava, e in meno di 5 minuti. La posso, mica lo passo. Silenzio, se tutti seguissero le lezioni come Salustri staremmo avanti di 3 mesi sul programma. Eccolo qui all'Olivero, sono grossi e siamo lì dall'Olive. L'Olive è noi. Cara Adelaide, come stai, eh? Don Annibale, come volete che sto? Da povera. Solo le brutte diventano vecchie. Tutte le nonne vorrebbero essere pure come la me. La nipote è carina. Tiene gli stessi occhi tuoi. Grazie, Don Annibale. Beh, ciao. Arrivederci. Fra Bartolomeo, 24 era giusto. Ah, bene. Augusto! Un'altra fermata, qui pare la via Crucis, se pare. Soragù! C'è il signor principe! Augusto! Guarda che è luna, ci parli dopo. Ah, adesso, che quando attacchi con Augusto mi diverto. Augusto! Calma, te che vuoi? Ma è possibile che non sai fare nemmeno il tuo mestiere? Tu non ce l'hai avuto mai un mestiere, perché? Che c'è? Che c'è? Ti ho detto di mandarmi 2 operai, mi hai mandato 2 lavativi. Lo scaldabagno di casa mia lo devi aggiustare tu personalmente. Hai capito male? Io ci sono venuto già 1 mese fa e ti ho detto di buttarlo. Una cosa che si rompe dopo 1 mese vuol dire che non era stata riparata bene. No, vuol dire che lo devi buttare. Per farti fare un nuovo impianto e così ti arricchisci alle mie spalle. Ah, principe, la vuoi sapere, papale papale? Me sono stufato. Te l'ho già riparato 7 volte quel catorce. Adesso basta, a casa tua non ci vengo più. E chi se ne frega? Oh, adesso sono io che ti proibisco di venire. Lo scaldabagno me lo riparo da me, perché come stagnaro sono 100.000 volte più bravo di te, che sei vecchio e ti sei rincredito. Che bel divertimento. Io mi sono rincredito, ma tu ci sei sempre stato. Forse per via di quelle botte che te davo in testa quando eri ragazzino. Perché ti sei dimenticato quante volte ti ho mandato a casa con gli occhi abbottati che sembravano sì, 2 minuti. Me lo ricordo. Ma quante ne hai beccate? Ma quante ne hai prese? E quante ve ne davo a Poldino a tutti e due? Ma come le piglieresti ancora? Allora siamo intesi, eh? In casa mia non ci metti più piede. Ma chi ce lo può mettere? Lo scaldabagno me lo riparo da me. È meglio che lo butti. Me lo riparo da me. Buttelo! Da me! Buttelo! Ah, meno male.
Signorina, scusi, sa, permette una parola? E su, sia buona, no? E diglielo tu alla signorina, che io sottico. È possibile che a Roma se non sono due non si mangia. E fate innovazioni, abbellimenti, stanno a metterneo. Non sia così cattivo, non mi faccia soffrire. Guardi, se lei esce... Mannaggia, che botta, oh! Che c'ho il sangue? Buongiorno. Buongiorno, don Annibale. La moglie come va? Tiriamo avanti. E i bambini? Bene, grazie. Mi compiaccio. Buongiorno, signor principe. Caro, salute. Ah. Signora Nella, c'è il principe. Buongiorno, don Annibale. Ciao, Nella, novità, eh? Avete visto? Sta a mettere neon, bisogna modernizzarsi. Chi l'ha detto? Quando una cosa è vecchia bisogna lasciarla com'è. Perché se uno cerca di modernizzarsi, rischia di non piacere più. Che ne diresti se mi facessi tagliare i capelli alla Teddy Boy? Lo vedi? Ti metteresti a ridere. Io sarò sempre innamorata di voi, lo sapete. Lo sa, ma adesso mangiamo. E io perciò vengo qua. Non perché si mangia bene, ma perché c'è la padrona che è innamorata di me. E va bene, perdiamoci in chiacchiere. Beh, sentite, vi devo confessare una cosa. Quando ero ragazzina, che vedevo uscire ogni mattina in carrozza. E se capisci che qui c'è star fesso? Salve, fricandolo. E che gli frega a loro se da stamattina buttate il sangue a fa 10 kg di spezzatino? 10 kg di spezzatino? E dove stanno? Chi va a bistecca? Chi va a lombare? Chi va a bella al forno? Ma lo spezzatino... Non c'ho di stato chi... vabbè, famo io. Minestrone. E quelli me lo fanno apposta. È un po' sciato. Io sono sicuro che se qualcuno chiede lo spezzatino, gli dicono che non c'è. Au. Ma che fai? No, 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 è giusto. Rigandò, un'altra noce di vitella. È da tuo nonno. Fermo, vuoi andare in galera? E tu fatti un'altra risata. E qui che c'è? Polpette. Oddio. E voi non vi accorgevate neppure di me? Lo credo, tenevi 11 anni. L'ora è arrivata. Io sono regina, santa e papessa, il trono è mio. Mo dove le tasse no, ve mando tutti nelle caverne, tutti, mo dice la vostra regina. Tiè, regina, tiè. Italiani, ladri, zozzoni, tutti con la rugna. Spaticati, schifosi, grazie, e morti regina. Di sonno. Le faccio sotterrare tutti nelle fogne. Ah, oh, c'è pure sua maestà, c'è. Tutti nelle fogne, a fa fine del sorcio, tutti. Servo uno. E lui mi fido. Quanto era bello. Amico mio. Le correvano appresso tutti, compreso me, ma... Va bene? Con regina non c'era niente da fare, metteva a posto tutti. Poi sposò un mascalzone e... State sulla lista, la lista da regina. Mia madre era una battona e siamo... Siamo tutti fratelli. Ma, poveraccia. Beh, che mi dai da mangiare? Minestrone. Mi volete due spaghetti? Spaghetti, no. Oggi vorrei mantenermi leggero. Prendi il minestrone. Posso fare un po' di riso? Il minestrone, ti dico che è ottimo. Riso nemmeno. Magari un poco di pastina in brodo. Fa come te pare, a me. E per dopo? Frigandò ha fatto lo spezzatino. Sì, quei peperoni, glielo porto. E allora il spezzatino con peperoni. Non male che se voleva tenere leggero. Lo assaggi, me l'hanno portato stamattina, quello nuovo. Era meglio quello vecchio. Nella? Sì, dica. Ci ho ripensato. Invece della pastina in brodo, non so com'è, ma andrebbe un bel minestrone. L'avete fatto? E come no? E portami il minestrone. Bravo, sentirai che bontà. Era solo un po' sciapo, ma adesso è ottimo. Spezzatino con peperoni, solo i principi me capiscono. Ti piace? Quella era la bisnonna del sor Antonio. Lo sai che quando mi incontrava per le scale diventava tutta rossa. Un giorno il marito era uscito per fare delle commissioni e lei stava qui, poverina, sola sola. Allora io entro, chiudo la porta e lei, signorino, ma che cosa fate? Mi butto, le strappo. Chiedo scusa, rievoco le mie colpe solo per punirmi. Caro Gino. Per Bacco che pensate, caro Gino. Come? Come stai? Stai? Ti voglio tanto bene, ti mando un milione di baci. Voglio... Pensa, scrive sempre bene. Le stesse cose. Ti mando mille baci. Ah, mille? Ma non sono troppi anche mille. Non gli mandare niente. Tanto ci sono io qua. Carletta? Dica, signor principe. Dove sta Antonio? Sta facendo la pennichella, glielo chiamo? No, lascialo in pace. Sai dove tiene la chiave inglese? No, ma i ferri sono lì dentro, adesso guardo. Sempre là tu, eh? Sì, signore. E poi che faccio? L'aiuto a scrivere? Ecco, addio. Principe, se le serve qualche cosa? No, grazie. Faccio da me. Ah, senta, prima è passato quel... Ingegnere.
Quell'ingegnere dell'altro ieri e della settimana scorsa, per la casa. Un'altra volta? Ma questa è una persecuzione. Voleva aspettarlo qui, ma io gli ho detto che non lo sapevo quando tornava. Brava, tu digli sempre che non ci sono. Ai miei tempi gli ingegneri non avevano tanto tempo da perdere. Vero. Sei un po' ritardata, eh? Neanche ingegnere ti veniva. Adesso voglio proprio vedere se scrivi cuore con la Q. Eccolo là, lo sapevo. Fortuna che Gina è più ignorante di te e non se ne accorgerà. Il sor Antonio doveva trascinarla tutte le mattine a scuola a calci e a cinghiate. Ciao Carletta. Ciao Maese. Ho fatto tardi perché per la strada c'era un ragazzo che mi ha seguita da casa fino a qui. Però adesso se n'è andato. E che ti ha detto? Niente, nemmeno una parola. Buongiorno. Buongiorno. Volete dire al principe che gli devo parlare? Rieccolo il beccamorto. Allora? Ma non so se il principe è tornato. È tornato, l'ho visto rientrare io. Ho aspettato apposta in macchina qui di fronte. Sì, è vero, è tornato, ma si sarà messo a riposare. Il principe non riposa mai nel pomeriggio. Oh. Lei lo sa meglio di me. Mi annunci. Ma come, alla fede? Ma non credo che il principe riceva. Anche un verme come questo oggi trova moglie. Certo, è un cornuto. E stia attento, brucia. Sì, l'ho sentito. Che c'è? C'è l'ingegnere, vorrebbe... Sono uscito, sono morto. Va bene. Un momento, gli parlo io al cadavere. Pronto? Principe, sono l'ingegnere della... Bravo, don Annibale! Principe, ho una nuova proposta da farle, vedrà che questa volta... Ma non ci ha detto! Ma mi ascolti almeno, mi faccia salire! Va bene, salga! Grazie, principe. Maledizione. Ti dispiacerebbe se il principe vendesse la casa? Altro che... Gino mi aveva detto che avremmo abitato qui anche noi dopo sposarsi. Ma ci abiterete, stai tranquilla. Sai, sono più di 200 anni che la sua famiglia sta qua al servizio di... Dillo a me, io mi sono mezzo imparentato con la bisnonna del sor Antonio, l'ingegnere! Scocciatore malefico. Non c'ha nient'altro da fare che venire a dare tormento a me. Ecco, hai strappato un'altra penna a Pasqualino. Glielo spennacchi tutto, sto povero pappagallo. Hai permesso? Avanti! Buongiorno, principe. Salute. Ingegnere, cosa fa? Piano, mi scusi. Calma, calma. Non c'è fretta. Buongiorno. Buongiorno. Oggi mi stanno proprio capitando tutte. È proprio vero che certi giorni nascono iellati. È proprio così. S'accomodi. Grazie. Mi scusi, ma oggi devo essere previdente. E cerchi di essere anche sbrigativo. Dipende da lei. Mette una firma, si prende l'assegno, in 5 minuti è tutto finito. Ecco, io la firma non la metto, l'assegno non lo prendo, così invece che tra 5 minuti abbiamo finito subito. Mi pare chiaro. Più chiaro di così. Scusi l'insistenza, principe, ma rifletta. Al contrario di tanti altri nobili, lei ha la fortuna di potersi vendere il palazzo perché non è stato dichiarato monumento nazionale. La cifra che noi le offriamo rappresenta più del doppio del suo valore reale. Ma che ne sa lei che cosa può valere per me la mia casa? Ragioni, principe, qui si tratta di milioni e questo non è che un anticipo di 50. Senta quanto pesa. Già, ma io sono vecchio e i pesi non li sopporto più. Pensi quante cose si possono fare con 200 milioni. 200 milioni. Vuoi vedere che stavolta accetta? Ma allora non lo conosci. Caspita. E chi li ha visti mai? Questi sono 50, eh? Eh già, lei poi mi completerebbe la cifra a 200. Evidente. Sa che ci farei io con tutti questi soldi? Ci comprerei un bel palazzo come questo. Lo pagherei 200 milioni e verrei a stare un'altra volta in un bel palazzo e senza una lira. Proprio come sto adesso. Principe, ma lei vive solo. Ci sono tante case più piccole. Allora io da squattrinato abito una casa grande. Da milionario poi dovrei abitare una casa piccola. Guardi, non è cosa. E mi scusi, ma ho molto da fare. Mi devo riparare lo scaldabagno. Ma vede... Il vento! Principe! L'assegno! Chiuda la finestra, faccia presto! Ma chiuditela da te, ma guarda un po', da ordine al principe questo. Ma sono 50 milioni! È al portatore! Più scatto, più scatto! Eccolo! Eccolo qua! Ma faccia qualcosa lei! E che faccio? Su, su, su! Forza, forza! Ecco, bravo, ce l'ho fatta! E come vede, i milioni non sono poi tanto pesanti! E se convincessi la mia società ad aumentare ancora l'offerta? La convinca a lasciarmi tranquillo. E stia bene. Tante cose. Di nuovo?
Fermati. Signor principe. Sono desolato. Ma com'è possibile che mettono sempre le maniglie all'altezza delle tasche? Accidenti! Mi dispiace. Maledizione! C'ha pure la mano sudata. Quello si crede che io sono pazzo. Ma io non sono pazzo. Pasqualino, ma che ti succede? Io non so, ogni giorno ti trovo sempre più spennato. Tu ci avevi una bella coda. Ti sei dimagrito, ma... Sei in amore, Pasqualino? Si crede che io sono pazzo? Ma... Sei savi abitano nelle case di 24 piani. Si ammazzano nelle automobili, si fanno venire gli infarti a 35 anni. Beh, allora io sono pazzo. Sono tre volte pazzo. Un po' lo sei, va là. Che fai, hai vinto? Invece di 7, 12 e 28 è uscito 7, 13 e 38. Se ti sta bene, te va a affidare del frate. Sono 20 anni che te lo sogni, quel fratacio che non ci azzecca mai. Ma che te credi che i soldi io li vado a rubare? 1000 lire buttatelo, signore. Start'altro sabato se l'andiamo a beva la faccia del frate. Dici sempre così, invece... Beh, il 7 è uscito. In fondo mi sono sbagliato solo di 2 numeri, che sarà mai, andiamo. Però stavolta ci si era quasi avvicinato. Sì, ci si era avvicinato, capirai, andiamo, va. La cadenza del 28 era giusta. Non uscivo al quinto posto da 10 anni e mezzo. Boh, eccolo, ancora con lo scaldabagno. Ma è cocciuto, sa. Ma tu guarda se è un principe. Ecco, ehi. Ma faceva così difficile. Era questione di 10 minuti. Come se per stringere 4 dadi ci volesse la laurea. Oh, che fai? Imbecille. Va. Che fai? Sta attento! Vuole che chiami Zio Antonio. Ma lui non l'ha voluto. Dice che faceva solo. Perché sei bruciato? No. Stava per terra, come seduto. Sembrava che non si fosse fatto niente. Povero Don Annibale, chi se lo sarebbe immaginato? Sono tornato a casa e l'ho trovato così. Chi ha detto il dottore? Il cuore. È colpa mia, colpa mia. È sempre stato un uomo forte. Sì, ma bisognava vedersi il cuore. Ci dovevo venire io a riparargli lo scaldabagno. Ci litigavamo sempre, ma mica facevamo sul serio. Dici, tu non andare letto. Portami il caffè e vedrai che risuscito come l'altro. Perché quando uno muore piangono tutti? Io non capisco. Credono solo nella vita e pensano di stare meglio di noi. Come me, lui con lo scaldabagno e io con la castagnola. Sono contento, l'ho lasciato che aveva 5 anni. Eccolo, ti ha visto, ti riconosce. Oh, Poldino. Thank you.
L'ora è arrivata! E domani le faccio tagliare a testa a tutti, ordine dalla regina, nelle fogne come i sorci. Uno solo ce n'era, uno solo! E mica uno schifoso come voi! E mo che se n'è andato, non me posso fidare più di nessuno. Mi sentite i tamburi delle guardie reali? Vengono dalla regina! Come along, darling. We'll take off your coat. And then we'll go and buy a lovely balloon for Isabella. No, no, volevo prima Pulcinella. All right, darling. I'll take you first to see Pulcinella. Giancarlo, stai fermo. Senti, domenica andiamo a Bracciano con la Vespa, eh? Conosco un posto dove si mangia da Dio. Sì, sì, tu pensi proprio al mangiare. No, niente Bracciano. Sì, sì, andiamo a Bracciano, ragazzi, venga anch'io, ci divertiamo. La guardia, la guardia, la guardia, la guardia, ragazzi, la guardia. Ehi, chi è là? Ah, sei dei nostri. Salve. Lasciala stare. Perché, se no che fai? Tu lasciala stare. Ma di che ti impicci tu? È mia nipote. Beh, quando è così, figurati. Obbedisco. Vieni qua. No. Guarda che quello lì domenica la porta a Bracciano. Puoi non dare la colpa a me. Dai, che ti importa? Garibaldi fu ferito. Fu ferito a una gamba. Garibaldi che comanda. Che comanda. C'è, mi pare di sì. Ma neppure ieri sera ti ha fermato. Ma che? Allora è proprio scemo. No, è timido. Mi aspetta nascosto dietro all'angolo e appena mi vede uscire mi viene appresso. E tu? Beh, io faccio finta di niente. Vado piano, sempre più piano. E lui che fa? Te raggiunge? No, rallenta pure lui. Ma allora non è un innamorato, è uno della polizia. Un momento, guardo se c'è qualcuno. Buonasera, sono Federico Di Oviano. Ah, buonasera, signor principe. Quasi quasi non la riconoscevo. Sono passati tanti anni. Caro Antonio, come stai? Non c'è male, grazie. Non aspettavo così presto. Il notaio mi ha detto che sarebbe venuto la settimana ventura. Sì, sì, è vero. Carina, chi è tua figlia? No, una mia lavorante. Mm-hmm. È aperto di sopra. Prendi. Prendo le chiavi. Sica! Scusami, venivo a chiamarti. Saliamo? Antonio? Vengo. Di qua, prego. E questo sarebbe il famoso palazzo? Sì, ti piace? Chi è quello? Un parente di Don Annibale? Il nipote. Il nipote per modo di dire. Dopo 15 anni si fa vivo adesso perché ha ereditato. Hai visto? Non portano neanche la fede. Che occhio che c'hai. Grazie. È la prima cosa che guardo. Come mai non suona sta spinetta? So più di 50 anni. Davvero? Di qua si va alla biblioteca. Freddy? Scusa, Eileen. Mi dispiace, sai, Antonio, di non aver fatto in tempo a vedere lo zio Annibale. Ci ha pensato un po' tardi. Ti ricordi quando andasti in soffitta a prendere le valigie e rimanesti chiuso dentro e la zia Dalgisa perse il treno? Chiuso, mi ci chiuse lei. Però, non so com'è, ma fa sempre un certo effetto tornare in una casa dove hai già abitato. È curioso. Oh, povero Pasqualino, è morto. Eh già, aveva 100 anni quando ero bambino io. Negli ultimi tempi quella era la poltrona preferita di Don Annibale. Ci restava ore e ore. Se ne stava lì seduto a guardare fuori dalla finestra. E cosa guardava? C'è il muro. Ah, non lo so, guardava. Ma perché si teneva in casa tutti questi mobili tarlati? Sono mobili antichi, darling. Appunto, quando la roba è vecchia si butta via, no? E questo cos'è? È il seggio papale. What? The Pope's Chair. È una poltrona speciale riservata ai pontefici che venivano a far visita alla nostra famiglia. Chissà da quanto tempo è lì. Saranno più di 3 secoli. Gli sganassoni che ci ho preso da ragazzino perché mi andava a nascondere là dietro. Per non sciuparla non la spolveravano neanche. Si vede. Antonio, nella macchina della signora c'è il bagaglio, portalo su per piacere. Ah, ma si fermano qui? Sì, perché? No, no, niente, vado subito. Dov'è il telefono? Lì, sulla scrivania. Thank you.
Grazie. Anto, che fai? Ti sei fatto la macchina? Le ho telefonato appena arrivato, ingegnere. Sì, come preferisce. Semmai la posso raggiungere io. Come vuole lei, grazie. Reginaldo. Sì, a qualsiasi ora. Io sto tutta la sera al City Song. Benissimo. Perfetto. E tale quale? A più tardi, ingegnere. Come gli somiglia? Federico. Aileen. Aileen, ti sembra un nome adatto per un cardinale? Che ti sei messa? Levati quella roba. Perché? Non ti piace? Sai che colpo se mi facessi fotografare così? Mantello rosso cardinale su gheppier di pizzo nero. Ma che credi, di essere divertente? Sei sempre la solita mezza calzetta, sai? Qui non siamo in passerella e nemmeno in uno di quegli alberghetti dove hai sempre vissuto. Ma che ti piglia? Niente, scusami, ma lascia stare la roba che non è tua. Adesso cominci a distinguere le cose tue dalle mie, adesso che hai i soldi. Prima non ti davi tante arie, vero? Ma quali arie, quali arie? Solo che ci sono delle cose alle quali è inutile mancare di rispetto, ecco. E poi i soldi ancora non li ho presi. Ma li prenderò e presto, tant'è vero che ho già l'appuntamento per firmare. Ma che devi firmare? Mica voglio fare la fine di mio zio, povero illuso. Che per rimanere attaccato a certe cose, capisci, ha fatto la fame tutta la vita pur di non vendere. Ringrazia Dio di aver avuto uno zio così scemo. Con lui erano arrivati a 160 milioni. A me è bastato fare una telefonata, guarda. 180, senza discutere. E ti hanno fregato, perché a tuo zio gliene davano 200. Ma sono matti a spendere tanti soldi per una bicocca come questa? No, no, c'è un grande progetto. Ci vogliono fare un supermercato a 20 piani, il più grande d'Europa. Hanno già tutti i permessi, aspettano solo l'autorizzazione a demolire, so assai. Che c'è? I bagagli li ho messi di là e le ho portato pure la chiave. Ah, bravo Antonio, perché la sera rientriamo tardi. Bisogna portarsi dietro una chiave così per aprire il portone? No, per buttarlo giù. Ah, se mentre siamo fuori arriva qualche pontefice a trovare Federico, lo faccia aspettare, eh? Fa presto lui a dire, vendo la casa. E a noi? A noi non ci pensa? Sarà Poldino che avrà capito male. Io ho capito benissimo. Ti fa rabbia perché ho detto che ti somiglia. È uguale sputato, soltanto che lui ha tutte e due le scarpe. Oh, guarda che a me di scarpe me ne basta una sola, sai. E porta rispetto. E smettetela. E tu che c'hai? Perché piangi? Così, non sapevo che fare. Oh, qui bisogna decidersi, bisogna fare qualche cosa, bisogna muoversi. Dove hai detto che ha l'appuntamento con l'ingegnere? Al City Song. E che roba è? Non lo so. Beh, io direi di fare una capatina a questo City Song. Oh sì, andiamo. È tanto tempo che non usciamo tutti insieme la notte. Senti, Poldino, questa donna, la fidanzata di Federico, com'è? Ma così, una di quelle che piacciono a te. Ho capito. Andiamo? Sì, sì, svegliamoci. Mo' ve siete svegliati, eh? E tu dove vai? Vengo con voi. No, no, te lo puoi scordare. I bambini stanno con i bambini. E tu con le bambine? Sì. Oh, poche storie, eh? Quelli della tua età di notte non devono andare in giro, va bene? Roba da non credere, ho un fratello più piccolo che è morto a 65 anni e voi mi trattate ancora come un lattante. Ma sì, vieni anche tu, per una volta. E vabbè, andiamo. Sì! Quando la smetterai tu di fare la donna del fiume? Buonanotte, signori. Buonasera, signora. Buonasera. Benvenuti al City Song. Grazie. Buonasera, dottore. Alberto, per favore, mi parcheggi la macchina. Ha lasciato le chiavi? Ci penso io. Mettimela là, guarda tu. Tieni. Grazie. Buon divertimento. Caro Guido. Dietro la 1100. Eccola, e lei è la fidanzata di Federico, è questa qua. Che stacco di figliolo. Ma che razza di locale è questo? È un locale dove di solito i frati non entrano e non toccano. Ecco, hai visto? Hai voluto portare Poldino? Per una volta portiamolo via, su. Già, adesso la colpa è mia. Come l'anno scorso quando siamo andati alla sala Umberto. C'era Anna Fugè, 1920, e lei lo chiama l'anno scorso. Vieni qui tu, Poldino, aspetta. Ma guarda. Oh, ma che serve? No, Una mano per chi soffre, c'è pure Mike. Tu, grand'uomo, aspetti qui, al guardaroba. Come un ombrello. Come un ombrello. Anch'io rimango al guardaroba. Mi fischiano le orecchie, mi dai un numero? 7. G, sta parlando di me o Gianni o Giuliana? Meglio Gianni, no? Oh, mica siamo qua per divertirci. Sì, ho capito. Entriamo. La musica mi fa diventare buono. Posso anche concederti questo ballo. Non la vita. April ne connaît pas septembre. Aujourd'hui mon amour.
sconosciuta. Un est amoureux, c'est bête. Oh là, 18 ans, la la, le cœur battant. Pizzaiola, troppo origano. Si drogano con l'origano. Sei così adorabile che io vorrei farti una dichiarazione di quelle che oggi non si usano più. Ecco, io per te vorrei di giorno essere il sole che sfiora la tua fronte, ti bacia sulla bocca, scende sulla tua gola. Les yeux dans les yeux, on est amoureux pour invece vorrei essere la luna che ti avvolge nel suo manto d'argento. Oh, ci sei dimenticato perché siamo qui. Ma perché sei così nervoso? Divaga, ti divertiti un po'. Io? Oh. Si distende sul tuo candido letto e affonda fra i tuoi capelli sparsi sul cuscino. Oddio. Hai finito, sì o no? Aspetta un momento. Oh, Santa Margherita da Cortona. Oh, cielo. Beh. È un uomo, e io l'ho anche baciato. Bravo, così impari a baciare la prima, il primo venuto, insomma, quell'essere. Io mi sono sempre fidato delle apparenze. Oggi bisogna prima chiedere i documenti. Le questo è un meo. Mondo che va a rotoli. Che schifo. È qua. Andiamo, Flora ha trovato il nostro degnissimo rampollo, vieni. Ecco, basta così. Ha visto? Ci abbiamo messo pochi minuti. Ma che hanno fatto? Niente. Federica ha firmato due foglietti. Non abbiamo neppure noi. Disgraziata, tu gliel'hai permesso. Ma lo sai che significano quei due o tre foglietti? Che quest'animale si è venduta la casa e che noi andiamo a dormire ai Fate Bene Fratelli. Voltati un po'. Signorina, alla sua. Cin cin. Principe, alla sua. E questa specie di uomo somiglierebbe a me? Sì, ma lui è più bello. Chi va? Senti, cocca, se tra il Roviano c'è stato un maschio. Si figuri, ingegnere. Ma l'hai visto? I capelli da detenuto, gli occhi inespressivi. E poi gli mancano i suoni. Si figuri, ingegnere. Al primo che si azzarda a dire che mi somiglia, gli do tanti di quei calci. E col destro. Allora, principe, domani a mezzogiorno appuntamento all'ente permessi per dare il via alla demolizione. La prego di essere puntuale. Ma certo. Federico non ha il dono della puntualità, ma sono sicura che non la farà aspettare. Cameriere. No, non lasci, ingegnere. Ci sei riuscito, è mignata. Vogliamo andare anche noi? Sì. Prego, si accomodi. Aspettami un momento fuori. Permesso. Devo parlare col direttore per lavoro. Uffa, questo lavoro che strazio. Dai, fai presto. Lo so, non piace neanche a me. Ma fra poco non dovrò lavorare più, vero tesoro? Com'eri scivolosa. No, ti dispiace pagare? Che schifo d'un principe. Per forza trionfano le repubbliche. Mantenuto. Hai. Hai luciato. Ma perché non ti ho incontrato prima? No, secondo me il tuo Federico non mi somiglia affatto. Anche se lo devo ammettere, abbiamo dei gusti in comune. Oh, non è che anche tu mi farai uno scherzo come quello schifoso di cantante? A guardarti bene, non direi, non mi pare proprio. Oh, Riley. Almeno. Ciao, direttore. Sì, sì, bene adesso, Qui non c'è trucco. Poldino. Poverello. Allora da lunedì avremo l'onore di... Sì, ma volevo dirti che la pubblicità così come adesso non va bene. Ma lo sai, la cambiamo, t'ho sempre accontentato, però anche tu. Che cosa vuoi dire? Mi pare chiaro che... Un po' dimagrire, sei il solito villano. Oh, e tu se non stai subito ti dai le arie. Oh. Ai miei tempi saresti già morto. Allora ci vediamo da lunedì. Ciao. Thank you.
mancante permessi nascessero difficoltà. Certo che nasceranno. Ma noi abbiamo il sistema per appianare anche quelle. Non si preoccupi. Ma speriamo. Allora, principe, a domattina. A domattina. Vieni. Grazie, dottor. Buonanotte. Prego, buonanotte. Ah, e mi saluti la sua... Sì, insomma, la signorina. Sì, gliela saluto io. Sono lieto di aver finalmente conosciuto un roviano che ha la testa sulle spalle. Non credo che mio zio la penserebbe così sul mio conto. Direi. Oh, pace all'anima sua. Bisogna pensare ai vivi. Come si dice? I morti non ritornano. Lo dici tu. Il cappello. Specialmente sulla teoria. Prova ancora, ti faccio qualche altra domanda. Sì. Questo? Fine del divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli e filoveicoli. Bene. E questo? Transito a sensi unici alternati. Bene. E ora... Ora parlami un poco del sorpasso. Dunque, il sorpasso viene sempre effettuato sulla sinistra dei veicoli che precedono. Sì, sulla sinistra delle macchine che precedono, esclusi i veicoli che marciano su rotaia. Brava. Hai fatto bene a farti monaca. Tanto gli uomini d'oggi non valgono granché. Chi devono dare la precedenza ai veicoli che vogliono svoltare sulla sinistra? Come? Oh, chi devono hai finito di fare il buffone? Ma no, dopo i fatti di ieri sera avevo bisogno di un soffio di purezza. Sì, noi stiamo per restare senza casa e tu stai a perdere tempo con le suore che hanno le più belle ville di Roma. Ma appunto, Bartolomeo, non ti piacerebbe che io mi sistemassi qui? Ma andiamo, che dobbiamo stare presso a Federico. L'appuntamento all'ente per me sia a mezzogiorno, ma abbiamo tutto il tempo, dai. 10 minuti. Poi aggiungi mezzo bicchiere di vino bianco. Usa le pere, naturalmente. Copri tutto e fuoco lento. E la cipolla, ve la scordate, la cipolla? Fammi salutare le sorelle. Ma lascia perdere le sorelle, cammina. Pensa ai fratelli che ci vogliono buttare giù la casa. Ma tu non puoi mica trattarmi come Boldino, se... Boldino è più giudizioso di te. Stanotte sono stato a parlare con Pellegrino Rossi. E chi è? Ma come chi è? L'avvocato di Pio IX, un cervellone così, mi ha detto che i permessi per costruire questa specie di mercato generale non li possono dare. Ah, ecco il parassita. Carino lui. Si lascia menare per il naso da quella baga... che lo spingi a vendere. Federico? Sì? I soldi? Ah, grazie. Ricordati che devi mettere la benzina. Il miserabile ha già firmato. E che vuol dire? Oggi quelli, quando si vedono negare i permessi, il palazzo non lo comprano più. Pellegrino Rossi è stato esplicito. Ha scartabellato una decina di codici e ha detto: non li possono dare i permessi. È illegale. Bye bye. 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 Dice bye. Commendatore, si tratta del più grande supermercato d'Europa, con terrazza, eliporto e garage parcheggio. Solo il garage, che ha una capienza eccezionale, dovrebbe convincerlo a dare il permesso. Guardi bene il garage, che fa corpo a sé. Lo apra. Sì, sì, non discuto, ma io non posso autorizzare un'iniziativa. Ma provi ad aprire il garage. Provi. Vedi, ingegnere, le ho già detto che non posso. Assolutamente. Signor direttore, cosa vuole che conti una casupola di fronte all'opera che la mia società intende realizzare? E basti pensare alla capienza del garage parcheggio, che fa corpo a sé. Mi dispiace, ma la legge e la mia coscienza mi vietano categoricamente di concedere un'autorizzazione che verrebbe a ledere... Ma dia un'occhiata al garage. Lo apro. Le ho già detto che non posso assolutamente. Eccellenza, lei mi insegna che nulla si crea e nulla si distrugge. Ma se si vuole creare qualcosa, bisogna anche distruggere. In chimica, forse, non in architettura. No, eccellenza, mi permetta almeno di segnalarle la straordinaria capienza del garage parcheggio, che fa corpo a sé. Ho visto, ho visto. Ma non è questione di capienza di garage. Perciò la prego di non insistere in una richiesta che non esiterei a definire... Mi perdoni, eccellenza. Ma apra il garage. Le ho già detto che non posso assolutamente. È giusto. Roma ha bisogno di garage. Garage sempre più grandi per un'Italia sempre più bella. Bartolomeo, e i codici? Me lo saluti, Pellegrino Rossi. Goiandoli di gioia, goiandoli d'amore, io sento turbinare. Mi senti, amore? Sì, ti sento. Cosa c'è? Lovely. Sei solo?
No, non sono solo. Oddio, ci ha visti. Sapessi con chi sono? Non indovini? Gli stesse venendo un colpo? Che Dio non voglia. In ottima compagnia. In compagnia dei miei amici più cari, più preziosi e più fedeli. Pasqualino, siamo lì. Che ne frega assai a Pasqualino. Incosciente, se diventi fantasma pure tu, dove vai? In albergo? Smidollato, sgraziato e anche vecchio. Senti chi parla, hai compiuto 170 anni l'altro ieri. Già, ma io ne dimostro sempre 31, cara. Ma guardatelo, guardatelo. A questa stessa scrivania suo zio ha rifiutato 200 milioni senza battere ciglio. Ma che so? E lui di fronte a quattro spiccioli di anticipo ha già perso la testa. Canta, canta. Pezzente. Bisogna capire. È tanto giovane. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia e chi vuole essere lieto sia. Quanti amici sono? Mi senti? Che c'è? Ho chiesto quanti amici sono. 5 milioni per ora. Amore, quanto sono felice per te. Sei più falsa di una donna. Se non fossi nuda mi faresti schifo. Adesso sì che sei un vero principe. Freddy, sai che cosa faccio? Telefono al City Song, disdico il contratto e magari gli pago la penale. D'ora in poi lo spogliarello lo farò solo per te. E per me. Senti, ho sempre pensato che se avessimo avuto tanti soldi... Ma ancora non abbiamo tanti soldi. Ma li avremo. Che te? Ah, sì? Nipoti degeneri. Pensa, potremmo farci una bella casa tutta nostra. Costello, un attimo, uomo, per esempio, con i tripli servizi e lo scaldabagno che funziona. Ma prima vorrei proprio fare un bel viaggio con te. Magari arriviamo anche in Inghilterra, così ti faccio conoscere i miei. Ci presentiamo con una bella Mercedes bianca. Ah, hai deciso anche il colore. E si capisce, è una dritta quella. Sì, mettici pure tu adesso. Ti conosco bene, ma naturalmente sei tu che dovrai decidere tutto, tesoro. Quello che conta è che staremo sempre insieme. Ritrovarti ogni mattina addormentato vicino a me, ordinare le tue cose. La sera sarò io ad aspettare il tuo ritorno. Non sarebbe bello, non piacerebbe anche a te? Ma non la senti come recita? Lily. Freddy, Lily, Aileen, che razza di nomi. Meno male che non sono nato in questo secolo. Lily, posso entrare? No, Freddy, è meglio di no. Non posso continuare a parlarti così se ti vedo. Solo se non ti guardo riesco a dirti queste cose. Già, se no ti verrebbe da ridere. Chissà se ero così ingenuo anch'io da vivo. Stia tranquilla che non avevo mai sfasciato niente. Speriamo. Signori, c'è nient'altro? No, per oggi no. Il resto lo prendete domani. Tiè, via. Ti decidi? No, non ci vado, è uno scomunicato. Cosa dell'altro mondo. Conosce una persona che può salvarci e si preoccupa se è scomunicato o no. Trattatela bene, mi raccomando. Era così dolce. E a quella povera creatura non ci pensi, eh? Scacciato dalla casa di suo fratello, dalla quale fu già strappato in tenera età. E che ora è costretto ad abbandonare per sempre. Senza che fai tanto la commedia, ti ho detto che non posso e non voglio. È un miscredente e un bestemmiatore, non posso. Dai, fra Bartolomeo, non vengo, su. Ho detto che non vengo, c'abbiamo non vengo. Anche il camion che ci porta. Altro che camion, non vengo, non allora, vengo. Finito? Ho detto di no ed è no, basta. Però ammazzali sti divani antichi quanto pesano. E che? Sono botti di deserci. Andiamo che dobbiamo arrivare qua. Ma quell'infedele non ci andrò mai. Posso venire anch'io? Ah, queste non sono cose da bambini, tu stai qui. Allora andate a dormire. Sì, ecco, lo vedi la tua compagnia. Oh. Nonzia, cammi! Mai visto un mare di cemento? Io piuttosto che abitare in una di queste case moderne mi farei frate. Oh, senza offesa, Oh, siamo arrivati. Bartolomeo, ma sei proprio sicuro che sia da queste parti, sì? E che ne so, così mi hanno detto. Ehi, voi due laggiù! Chi siete?
Che volete? Cerchiamo un certo Giovan Battista Villari, detto il Caparra. Sono io il Caparra. Parla, dimmi che cosa vuoi, ma caccia via il frate. Eccolo là, lo sapevo, non ci volevo venire io. Scusaci, ma vorremmo proprio parlarti tutti e due. Che strilli, ti sento. Buongiorno, Caparra. A lui digli che le prediche non le sopporto. Ma figurati, non ci penso nemmeno. Piuttosto, ti ricordi di me? Sei venuto ad affrescare il chiostro dei Carmelitani. Maledetto chiostro, mi ci ruppi anche un piede, per Dio. Ecco, che bisogno c'è di bestemmiare? Te lo dicevo io, è un vizio, un vizio. Che cosa può aver spinto il frate da bene nella tana del diavolo? Vogliono demolirci la casa, solo tu puoi aiutarci. Io? Ma che ci avrà da divertirsi tanto? Io poi a questo non lo capisco. E venite proprio da me. Siete cascati bene. Ma lo sapete quante volte mi hanno sfrattato? Oh, da morto, si capisce, perché da vivo nessuno avrebbe avuto il coraggio. Stavo in un palazzetto a Montecavallo e quel marchigiano di Sisto V lo fece sbattere giù. Poi ci si mise anche il governatore di Bonaparte e allora traslocai un'altra volta. A Porta Pia la casa la persi per colpa dei piemontesi. Andai in borgo e i fascisti spianarono tutto per farci via dalla conciliazione. Ma che... Allora decisi di ritirarmi in campagna. Qui fino a qualche anno fa ci pascevano le pecore. Guardate un po' che cosa è diventato. Tempo 6 mesi e sbatteranno giù anche la mia vecchia torre. Un pretesto che è un rudere fatiscente, come dicono loro, senza alcun valore storico. E ancora una volta io me la prenderò. Oh. Ma a questo non gli suonano mai. Si saranno stufati. Vedi, se tu ci aiutassi potresti venire ad abitare con noi. Con voi? No, non mi piace. No, un momento. Oh, giù le mani, Vedi, è un posto tranquillo nella vecchia Roma, come piace a noi, come piace anche a te. Ci sono bambini? No, la pace assoluta. Vabbè, dai, frate, di che si tratta? È una cosa molto semplice. Vedi, dove stiamo noi? Oh, non mi porterete mica in un convento, E ti pare che io ci starei, Ma guarda con che razza di gente mi tocca coabitare a me. Frate. Sai, tesoro, è tutta la sera che non riesco a togliere gli occhi da quel ritratto. Mi fa paura. Chi è, uno dei tuoi antenati? Sì, è Bonifacio di Oviano, un sant'uomo. Pensa che fondò perfino un istituto per sordomute. È stato lui che ha restaurato il palazzo. Poveraccio, se lo sapesse... Oh, ti capirebbe. Ha una faccia così buona e intelligente. E quanti anelli ha. Ah, sì. Chissà dove sono andati a finire. L'ultimo gioiello di famiglia... Fu un orecchino che trovai in un cassetto segreto quando avevo 13 anni. Ero un paravento io a 13 anni. Me lo vendetti per 400 lire, figurati. E chissà quanto valeva. No, più che altro aveva un valore storico. Napoleone III si era innamorato di mia nonna. Le regalò quell'orecchino invitandola a Parigi se voleva avere altro. E lei ci andò? Beh, dicono... Scusa, ti dispiace. Dicono che fosse una donna di ferri principi morali. Ma io quell'orecchino continuai a cercarlo per mesi, mesi e mesi. Gloria di Venere uscenti dalla spuma del mare. Tritoni, satiri, guerrieri, amazzoni, per Dio. Questo è quello che ci voglio dipingere. Ma forse si potrebbe fare una cosa più spicciativa. Già, non c'è molto tempo. Un giorno il Chiericotto mi sfidò. Chi impiegava più tempo ad affrescare 4 soffitti si doveva impiccare. Vinsi con un vantaggio di 12 ore. Il Chiericotto si impiccò. No, lo salvai. E feci male perché era un pessimo pittore. Questa è la femmina che ci vuole, la Venere che ho sempre sognata. Voglio questa e la voglio nuda. No, lei no, lei se ne accorge. Chissà quanti Roviano hanno dormito in questo letto. Con una come te nessuna. Te lo credi tu? Ci ho portato certe donne io. Senti, ma chi è quel tanghero? Un pronipote, uno sciocco. Oh, guarda, c'è Flora, perché non spogli lei? Come Venere va bene. Io Venere? Ma chi? Quella lì? Perché? Che c'hai da ridire? Ti piacerebbe. Non va bene, Come non vado bene? Se mai sono io che non voglio. Giù le zampe, scimione. Non è 500esca. Grazie, sono dell'800. Sta zitta, cretina. Quella del 900 è 500esca. Lo vedi? Non vai bene neanche come modella. Venere è fuoco in una colonna di ghiaccio. Il fuoco arde e il ghiaccio non si scioglie. Comunque spogliati, dai. Ma è una fissazione, non la puoi fare vestita. Venere vestita diventa una serva. Forza! Si potrebbe fare un soggetto sacro. Io? Mai fatto soggetti sacri.
Se volevi una Madonna col collo torto, potevi chiamare quel sagrestano di Guido Reni. Voglio, ti ho detto. Mica gli fischiano. Vieni, vieni, Boldino, andiamo a cercargli l'acqua raggia. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus... Frate, torna presto, mi servi anche tu. Cribbio, non c'è una parete libera qua. Certo che questa sarebbe una gran Venere. Freddy, spegni la luce. Sì, buonanotte, io? Freddy, non spengere, sai. T'accoppo se spengi. Restiamo così. Sei tanto bella, voglio guardarti. Non mi conosci? Però mica sei fatta male. E adesso te ne accorgi? Oggi nei locali notturni si spogliano così, a suon di musica. Io le spogliavo a suon di sberle. Cosa vuoi? Ogni epoca ha i suoi sistemi. Sberle, sberle. Questo è un tramezzo finto. Sopra che c'è? Ma non lo so, è tanto tempo che sta così. Fu il padre di Flora a far dividere la stanza in due perché dice che aveva freddo. Una soffitta. Benissimo, lo fresco lo faccio lassù. Già, ma poi non lo vede nessuno. Chi te l'ha detto? Guarda qua. È tela, no? Sporca, lurida, tela. Dai, qui casca tutto a pezzi. So i sozzi. Zeraz? Eh sì, gli operai hanno cominciato i lavori. Delicatezze non le capisco. La devono da buttare giù. Il barbarattolo di dinamite, buonanotte, no? E io quello lì lo butto di sotto. Dai, calmo. Certo che se quello là in soffitta non si sbriga, qui le cose si mettono male. Ah, stampa ha detto, momenti malati in testa. Questi poi lavorano come razzi. Eh già. Sparta, ma che fai giù? Ma che fai? Aiuto! Bello. Aiuto! Porca! Ma che sei? Guarda che se bestemmi te lascio, eh? Oddio, oddio. Ma com'è? Mamma ma che te è successo? Mamma mia, oddio, se non c'era il frate, mi ha ammazzato. Ma che dici, quale frate? Per forza è cascato, embriaco di prima mattina. E vieta piena cosa, vie. Ma quasi dico, quasi era meglio non salvarlo. L'incidente arrestava il lavoro e noi guadagnavamo tempo. Che dici, la vita umana è sacra. Sì. Lo dimo noi all'assistente. Sono Eugè, Nando, se... Ecco fatto. Oddio, il tiro! E che cade il tiro! Oh, ma che volete ammazzare? Ma che hai fatto? L'hai legato male. Ma che legato male? Ci ho perso più denaro. E mo chi glielo dice all'ingegnere? Ma che è stamattina? Andiamo a vedere se Caparra ha finito. Può darsi che tu debba posare ancora un po'. Sta zitto, io non volevo, ma quella ha cominciato a bestemmiare come un turco. Cribbio, anche i chiodi in questo muro schifoso. Lo muro te lo affresco ad essere asciuttissimo, levigatissimo e senza asperità alcuna, onde essere ugualmente ricoperto dall'intonaco di calce, preferibilmente grassa, sulla quale lo pittore stenderà poscia lo suo affresco, così diceva il cavalier d'Arpino, mio venerato maestro. A parole siamo tutti bravi, vero cavalier? Ma quando lo pittore deve stendere lo affresco su un muro che sembra fatto a forza di ballate di gesso, e non ha intonaco di calce, né grassa né magra, allora è un altro paio di brache, vero cavalier d'Arpino? Grandissimo trombone cornuto, dove sta? Sì, va bene, lo so, sta lassù con voi. Non è un rinnegato morto bruciato come me. Rosita lui, buona permanenza. Ma guarda quanto è buffo fra Bartolomeo vestito da donna. Stai zitto tu. Quello è Giove che si è travestito da lavandaia per sedurre Venere. E Venere non se ne accorge che la lavandaia è un uomo? No, che non se ne accorge. Venere è cretina, no? Apposta hai fatto fare la modella a Flora. Ti sei visto? Sei orrido. Oh, e che ti aspettavi? Vorrei vedere te vestito da donna. Hai finito? E gli operai stanno... Me ne frego! La firma su questa roba ce la metto io, mica voi. Beh, basta che fai presto. Ho finito. Per Diana, se non è un capolavoro questo... Mica male, sei bravo per... Lo so, non c'è bisogno come lo dici tu. Non toccare, fresco. Fresco? È un affresco del Caparra, eseguito 350 anni fa. E quello là sarei io. Oh, guarda che se c'è una che si deve lamentare, quella è Venere. Sei di una caffonaggine unica. E ci... Sei stata al fiume anche ieri sera? No, è lui che mi ha fatto stare così tutta la notte. Mo, Sara, a me quel naso lì non mi convince per niente. Ma come sei fatto?
Sei deforme. Ma lascia stare il naso, adesso non c'è un momento da perdere. Bisogna fare in modo che qualcuno veda l'affresco. E che ci vuole? Guarda qui, sono quattro cannucce e un po' di tela mangiata dai vermi, peggio di noi. Chi è? Chi c'è lassù? Ma che succede? Come che succede? Sta crollando il soffitto. Guarda! Qui se non ci sbrighiamo ad andarcene, gli operai ci fanno cadere la casa in testa. Ma guarda, t'ho detto! Ma cos'è? Un quadro? No, no, un affresco, non l'avevo mai visto. Grazie, era nascosto dal soffitto. Deve essere molto antico. Se è di un pittore famoso può valere una fortuna, no? Già, una fortuna, ma per chi? Come dice, scusi, non sento, Romiano come Roma? No, Romiano! Ma chi è? Come matto. Non sento niente, che ne so, pare una voce d'oltretomba. Pronto, pronto! Pronto! Oh! Piazzetta della Pace 12, Palazzo Roviano! Sì, un caparra, autentico, è stato scoperto stamattina! Mandate subito un cronista! Un fotografo! E anche un fotografo! Grazie! Però è una fatica farsi sentire. Ma che vuoi, sempre fantasma sei. Adesso chiamiamo il messaggero. Sì, già fatto. Allora paese sera. Ah, sì, sì, che quelli in queste cose ci inzuppano il pane. Ecco, 4, 5. Oh, poi chiamiamo l'osservatore romano, lì c'è un amico. Sì. 1, 1, 2. Pronto! Paese sera! Brutto affare. Ogni tanto da stamattina sento certe fitte. Sarà questa umidità? Sì. Io vorrei sapere che diavolo sta studiando quel rimbambito. Che poi quello io lo conosco. Sì, sì, è proprio lo stesso cretino che una volta a Dresda mi ha attribuito una crosta di Caravaggio. Maledizione, che bisogno c'era di avvertire i giornalisti? Ma io non ho avvertito nessuno. No? Allora se lo sono sognato. Comunque li avremo tutti contro, specialmente la stampa di sinistra. Ma i permessi li avete già, e con tanto di bolli. Cara signora, per demolire un caparra non ci sono bolli che bastino. Aspettiamo la perizia dell'esperto. Quello me lo lavoro io, lei mandi tutti di là. È meglio signora, parlargli a qualcuno. Ma si sono scatenati, con tutte le opere d'arte che ci sono a Roma. Perché tanto rumore per un affresco di questo caparra? Eh già, un maestro del 600. Grazie, bravo uomo. Professore, allora? Solo l'occhio di un inesperto può erroneamente attribuire questo affresco al pennello del caparra. Guardate quella Venere, per esempio. Ah, no, sì. No, per carità. Una adesso Venere si attacca pure a Venere. Femmina. Sembra una Venere. Anche troppo, con una modella come questa. Ma in fondo questa Venere, chi aveva più di me? In più niente, in meglio tutto. Allora, professore, lei ne è proprio sicuro? Oh, sicurissimo. Come ho sostenuto nel mio trattato Arte e artigianato nella pittura del 600, il caparra non possedeva una forte personalità artistica. Ah, ma io lo strozzo! Lo strozzo, lasciami! Sta buono! Ma come? Prima mi appioppa le zozzerie degli altri e poi mi... E poi dice che non ho una forte personalità artistica. Ma che te ne importa? Maiale! Cornuto! Ben detto! Calma, con le cattive non si ottiene niente. E lasciami! Brutto schifoso! Verme! Minorato! Lasciami! Figlio di una madre ignota. Fallo fare a tua madre, un affresco di quella mole in una notte. Bella fregatura. Tanto lavoro per niente. Chi li ferma questi adesso? Demoliscono tutto. Forse un'idea ci sarebbe. Ce l'hanno insegnata loro, l'idea del garage. Il garage? Che cos'è? È una specie di lampada di Aladino. Tu chiedi quello che vuoi e lo ottieni. Bravo, Fra Bartolomeo, questa è una buona idea. Ma allora che aspettiamo? Beh, io non posso. L'abito che indosso mi vieta di ricorrere a mezzi illegali. Reginaldo, che è così svelto di mano, forse potrebbe. Certo che è un peccato, professore. Pensi che fortuna se avessimo scoperto un autentico caparra. Già, è un vero peccato, ma dovremmo rassegnarci. Sì, è fin troppo evidente che si tratta di tutt'altra cosa. Allora possiamo demolire. Beh. Dicevo, lei, professore, non avrebbe difficoltà a rilasciare la sua perizia per iscritto. Anzi, è mio dovere. Sa, questa perizia per noi è molto importante. Lei capisce, vero, professore? Beh, sì, credo di capire. Naturalmente terremo conto del suo disturbo. Se si vuole accomodare, professore, allo scrittoio troverà tutto quello che le occorre. Bene, grazie. Ha visto? Si sta mettendo tutto bene. Ha
Adesso lo dirai che è autentico, no? Che schifo. Pagare un asino per fargli dire la verità. Vergogna. Per il professor Randoni. Ma la S non si scrive più così, Fumaro. Professore? Professore, ha bisogno di qualcosa? Non ho bisogno di niente. Scusi, professore, pensavo che essendo in due... Lo so da me quello che devo fare. Vada, vada. Via, via. Sei pure brutta. Garagista schifoso. È molto più conveniente fare il critico che il pittore, eh? Ale, il gioco è fatto. Però abbiamo vinto noi. È andata. È andata perché vendiamo. Altrimenti avere in casa un affresco del Cabarra... Ormai non c'è più pericolo. Faccia rientrare i giornalisti. Sì, rendiamo la cosa ufficiale. Si accomodino, signori. Prego un po' di silenzio. Il professor Randoni vi dà la lettura della perizia. Dichiaro che l'affresco rinvenuto nel palazzo dei principi di Roviano, raffigurante Giove trasformato in lavandaia che seduce Venere, non può essere assolutamente attribuito al pennello di Giovan Battista Villari, detto il Caparra. Ma come? Ah, il garage non ha funzionato. Ladro! Stavolta lasciatemelo dire. Questo invece è da attribuirsi senza ombra di dubbio a tutt'altra mano, e precisamente alla mano impareggiabile di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Ancora una volta il Caravaggio! Maledetto cretino, ignorante! No! Il Caravaggio, no! Fermo! È un rinvenimento. Ma che fai? Tanto... Lascia! Ma sei matto! Detto fra noi, ci fa più comodo un Caravaggio che un Caparra. Più importante se si pensa che è l'unico affresco finora conosciuto del Caravaggio. Grazie, non ne ha mai fatti. Incompetente, cretino! Iettatore, ignorante. Una, per favore. Complimenti, principe. Brutto Pidocchio. Grazie a lei. I pittori moderni si meritano un critico come te. Analfabeto. Vieni con me, vieni che ci penso io. Vieni. Non bollo. Peggio di così non poteva andare. Mi dispiace, ma le devo chiedere la restituzione dell'anticipo. Lei si è impegnato col contratto e con la sua parola. I Roviano hanno sempre tenuto fede ai loro impegni. Ah, si è ricordato di essere un principe. Poverino, e ora come fa? I soldi non li ha più. Eh già, si trova in un bel pasticcio. No, non credo. Il professor Randoni era stato pagato per dire la verità, ma dal momento che ha detto il falso mi è sembrato iniquo ricompensarlo per le sue prestazioni. E come hai fatto? È stato un gioco da ragazzi alleggerire quel rimbambito. Non se n'è neanche accorto. Ecco, se vuole contarlo. Oh, per carità, se non dovessi fidarmi della parola di un principe... Il suo contratto. Grazie. Signor Roviano, signora. Buongiorno. Buongiorno. E ora sarai contento di avere un Caravaggio in casa? Che c'è? Oddio, oddio, che dolore, non mi posso muovere. Mi hanno dato una spinta. Cos'è successo? È occorso un incidente al professor Randoni. Il poverino è caduto per le scale. Sei stato tu? No, è stato il Caravaggio. E si è fatto male? Non credo, gli asini hanno la pelle dura. Volevi la Mercedes, eh? E adesso ti fai una bella lambretta. Magari bianca. Sfumati 180 milioni, eh? C'è già troppo fumo. Nervosa? Brava. Aileen, il critico è caduto per le scale. Pare che si sia rotto una gamba, poveraccio. La gamba è l'arte che si vendica dell'incompetenza. Certo, con tutti quei gradini rotti. Bisognerà proprio che li faccia mettere a posto, sai. E mica soltanto i gradini. Tutta la casa. Specialmente adesso che... Aileen, ma tu ci pensi? 400 anni fa in questa casa c'è stato il Caravaggio. È un onore che ti costa 180 milioni. Sì, è vero. Non sarò mai tanto ricco, ma l'importante è rimanere insieme. L'hai detto anche tu che possiamo ricominciare. Certo, puoi ricominciare a vivere alle mie spalle. Che caratterino, sì. Io l'ho capito subito. Buongiorno. Proprio tu dicevi che ti sarebbe piaciuto vivere insieme in una casa nostra, una casa grande, tutta per noi.
D'accordo, ma non abbiamo una casa, abbiamo un palazzo. Ma un palazzo che vale meno di una bicicletta. Quando t'ho conosciuto, Federico, avevi altri difetti, ma non quello d'essere cretino. La casa, e che ci mangiamo? I mattoni che ci cadono sulla testa? Oppure aspettiamo la manna dal cielo seduti sul famoso seggio papale, onore e vanto della nobile stirpe dei Roviano? No! No! Ah! Pezzante, io ti denuncio, dirò a tutti chi sei, per quanto tempo ti ho mantenuto! E aggiungi anche che sono diventato tanto matto ad aver proposto a una come te di fare la padrona in una casa dove non è degna neanche di fare la serva! Ah. Certo che con tutte e due le scarpe è un'altra cosa. Se non mi fossero antipatici i ragazzini, i frati e i bellimbusti, potrei anche decidermi a restare. E le donne? Le donne sono troppo cretine per essere antipatiche. Oh. Sento un rumore. Rumore? Ma giù non c'è nessuno. Ah sì, l'ho sentito anch'io adesso. Beh, aria compressa. Vado a vedere. Flora, Flora, andiamo, c'è gente di sotto. È vero? Vieni anche tu, Giobat? Giobat è un corno. Giovan Battista mi chiamo io. Giobat. Ah, bentornato. Sei arrivato. Oh. Ecco di chi è la colpa. C'era un pezzo di tubo saldato male, no? Perché io in tutto questo tempo non riuscivo a capire come era successo. Poldino. Annibale. Quanta fretta. Sei novizio, devi ancora imparare. Sì, ci vuole tempo. Ma non posso nemmeno dire che ti trovo cresciuto. Che gioia conoscervi, finalmente, come dire, di persona. Donna Flora, Reginaldo. Annibale, il piacere è tutto nostro. Mi trovo bene, ma proprio bene. Fra Bartolomeo, toglietemi una curiosità, ma anche da vivo, anche in vita eravate così grasso. Sì, anche in vita. Ah. Annibale, prima tu. No, no, prima tu, sei il fratello maggiore. Certo, è bello tornare a casa tutto come prima. Ah, no, Qui per il mio carattere cominciamo a essere in troppi, io me ne vado. È uno di famiglia. Sì, stai fresco, non l'ho mai voluta nemmeno da vivo una famiglia. È un amico. Un pittore. Anche noi abbiamo avuto dei pittori illustri e molto... E molto fetenti. In bianchini erano, non pittori. Oh, ma in casa mia... Ti portiamo in soffitta la poltrona verde, quella dove ti facevi la pennichella. E quello che è, Ti piace, Mi piace, ma stai scherzando, è un capolavoro. Ah, il trionfo di Venere del Caravaggio. Ecco perché c'è la targa sul portone. Che io ero sicuro che in casa c'era un Caravaggio. Caravaggio, l'animaccia tua. Io me ne vado, sennò con questo finisci a mozzichi. Non bastavano i frati e i ragazzini, anche i vecchi rimminchioniti. Ma chi è? Per razza di educazione. In casa mia trattarmi in questo modo, e poi da morto. Ma lascialo perdere, è un isterico, nervoso. Piuttosto c'è una sorpresa per te. Oi, Federico. Federico. Ho messo l'orologio. Antonio, c'è posta? Ah, sì, gliela prendo. Don Federico, si ricorda di mio figlio Gino? Perbacco. Buongiorno, signor principe. Ma come, signor principe? Una volta mi chiamavi Righetto? Una volta. Eravamo ragazzini. Eh già, 15 anni fa. Andavi all'asilo, io ti portavo a Cavaseso. Adesso non lo farebbe più, signor principe. Siamo cresciuti. Ma veramente, tu anche un po' troppo, mi sembra. Gli amici lo chiamano Sellerone. Bizzarrie della natura. Però te la sei scelta carina la fidanzata, C'ho buon occhio io. Ma cosa avrete da ridere tutti e due?
Appena mi danno il congedo, Reginaldo. Me la mica no. Allora è vero che tu con la bisnonna d'Antonio... È vero, sì. E le colpe degli avi ricadono sui pronipoti. Che noia. Beh, caro Annibale, la specie sta degenerando. Senza dubbio, lentamente, ma decisamente stiamo ritornando verso la scimmia. Ma come ti sono venute tante lenticchie in faccia? Ma che ne so, saranno le marce tutto il giorno su e giù sotto al sole. E poi la mattina. Quando vieni a sistemare il nuovo scaldabagno? Don Federico, mo sto impicciato. Vabbè, ma ricordatene, eh? Con lui ci sei riuscito, eh? Sempre alle spalle dei Roviano ti vuoi arricchire. Ai, porca cazzo. E questo è niente. Stanotte ti vengo a trovare, attento a te. Ciao, non avrò fatto, boh. Al fuoco, al fuoco! La fiaccola dell'ignoranza ha piccato fuoco al mondo! Il richiamo del fuoco, è morto in un incendio. E così se n'è andato. Il fuoco io l'acqua, figurati se potevamo andare d'accordo. Sì! S'accomodi, principe. Grazie. Federico, ma dove vieni qui? Questo è il tavolo. Forse è meglio là. Lo sa che quello era proprio il tavolo di suo zio. Ah sì, ma guarda. Cosa c'è di nuovo da mangiare? Ci sarebbero filetti di baccalà. No, no, voglio tenermi leggero. Via i filetti vuole di baccalà. Vuole un bottino? Senta, mi dia i filetti di baccalà. E come contorno? Della verdura cotta. È entrata il principe. L'ha salutata la regina se ne va. E lo metto nella lista. State tutti nella lista. Ho scritto in America, poi c'è il presidente Novo e gli regalo il Colosseo. Tanto, che me ne faccio? È tutto bucato. L'ora è arrivata, io sono regina, tante papesse, il trono è mio. O dove le tasse non le mando. Che sta così soffia la gomma in curva. Mi madre è una battona e siamo tutti fratelli. Fratelli!